ultime settimane di relax prima del ritorno in TV di Pino Insegno. Il conduttore romano, 64 anni, ha rilasciato un'intervista a TV, Sorrisi e Canzoni. Al settimanale ha parlato dei nuovi progetti TV ma anche di Stefano De Martino, uno dei volti di punta della nuova stagione televisiva Rai. Pino Insegno e Reazione a Catena. Reazione a Catena, programma TV che conduce, NDR, sta andando meglio delle aspettative. Lo amo molto. Ho ricevuto complimenti da colleghi e amici che hanno fatto il tifo per me. Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Carlo Conti. E mi ha fatto un piacere immenso riceverli da Umberto Orsini, l'ultimo dei nostri grandi attori, che a 90 anni ancora lavora a teatro. La sua telefonata mi ha riempito di gioia. E le critiche? Non guardo più i social, sono critiche superficiali, al limite dell'insulto gratuito, ha assicurato lui. Tornando su Reazione a Catena, ha detto: mi piacciono i concorrenti bravi a girare attorno alle parole, quelli che non si lasciano incantare dalla prima intuizione, che si raccontano con ironia. I casting? Non partecipo. Mi fido di chi fa questo mestiere, ma studio a fondo le schede dei concorrenti. Lì c'è sempre qualcosa su cui posso puntare al momento giusto. Se cantano in un coro, se sono fidanzati da 20 anni. Il programma proseguirà fino ai primi di novembre. Le parole su Conti e De Martino. In seguito, il 3 e il 10 gennaio, Insegno presenterà il nuovo show Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Con me ci saranno Francesco Pannofino e Luca Ward. Faremo un varietà con Elle Orchestra, i balletti. Sarà una gara a base di film. Parentesi quadra chiusa punto. Infine il conduttore, vicino a Giorgia Meloni, ha concluso parlando di Carlo Conti, ma soprattutto di Stefano De Martino. Sul primo ha detto: mi incuriosisce il suo Festival di Sanremo, perché Conti ha un'eredità importante. Spero che non si facciano sciocchi paralleli con il passato. Sanremo è come un castello e serve un padrone di casa all'altezza. Carlo ha già dimostrato di essere un duca, elegante, sobrio, perfetto. Quindi sull'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, con Affari Tuoi si è preso un bel rischio. A lui e a Carlo va il mio in bocca al lupo speciale. Una mezza frecciatina?